Appassionati di motori, eccoci pronti per la nuova puntata del settimanale Tutto Motori. Nel servizio di apertura andrà in onda la seconda parte dello speciale dedicato alla presentazione del libro La Iglesia Sant'Angelo 1965-2013 di Nello Alfano, tenutosi il 1 ottobre ad Iglesias. Nel secondo servizio, spazio al 19° slalom Serie d'Aitiri, secondo trofeo Salvatore Casiddu, organizzato dall'Associazione Ittirese Sport Motoristici, valido come penultima prova della serie Aido Sardegna Patrizia Vigi. Il libro La cronoscalata Iglesia Sant'Angelo 1965-2013 è un omaggio alla storica gara di velocità in salita e ai suoi protagonisti. L'autore Nello Alfano, convinto assertore e alfiere dei principi diffusi dall'Automobile Club Storico Italiano, ASI, è da sempre figura rappresentativa del circolo sardo automoto d'epoca SCQ, del quale è presidente dal 1993. Nel 2010, sempre con la casa editrice Serra, pubblica La Cagliari Sassari Cagliari. L'anno successivo, insieme all'immancabile sostegno dei soci, 30 anni di passione SCQ, il rally della Sardegna 1957-1968 e nel 2016 storie di piloti e di corse, con l'opera La Iglesia Sant'Angelo 1965-2013. Nello Alfano e i soci del circolo sardo automoto d'epoca SCQ offrono un quadro completo della prestigiosa gara, tra le più amate dai piloti e dai tanti appassionati della specialità. È stata per noi una bella stagione di impegno per lo sport. È una stagione in cui abbiamo acquisito la città degli impianti sportivi e una delle veramente delle grandi realizzazioni è stata rimettere in vita la Sant'Angelo, naturalmente grazie agli amanti del motorismo. Poi guarda, sto tradendo anche in questo momento l'emozione a ricordare la folla, la gente, tutta la città che si è unita a questo evento. Devo ricordare che la Sant'Angelo sia nella prima fase ma anche nella successiva, questa degli anni 90 eccetera, ha sempre visto una grossa partecipazione non solo di appassionati, pubblico, gente eccetera, ma anche di corridori, perché la gara era sempre preparata nelle scuderie, cioè nelle officine cittadine, da amatori, e questa cosa ha costituito anche, insomma, proprio questa immedesimazione della città nella gara. Iglesias, se non sbaglio, l'ho fatta 7 volte, non più di tanto, e tra l'altro è sempre stata una gara per me sfortunata, in quanto ogni volta ho avuto sempre dei problemi nella macchina. L'unico piazzamento importante che ho fatto è un quarto assoluto e un terzo assoluto, non ricordo, forse nel 2012 e una nel 2003. Sicuramente la mia storia sportiva inizia proprio qui a Iglesias, perché io ho iniziato nel 65, avevo appena 18 anni, facendo l'aiutante, commissario di percorso, segnalatore, sbandieratore, si chiamava allora. E poi nel 66 feci invece l'esordio con la 695. Ho partecipato a quasi tutte le edizioni, ci fu poi l'interruzione, abbiamo ripreso, poi nel 93, diciamo, insieme a un gruppo di amici, abbiamo costituito le Knutsen Pro Motors e abbiamo portato avanti la gara, facendola crescere fino al campionato italiano, fino al 2009. È stata una bella esperienza, sicuramente qualche rimpianto per l'esperienza organizzativa, perché si poteva fare ancora molto di più, soprattutto una volta conquistata la titolazione, però come molto spesso succede nelle migliori famiglie, qualcosa scricchiola, il giocattolo si è rotto e quindi siamo qui a ricominciare un pochino tutto da capo. Speriamo che questo incontro possa essere anche lo spunto per riprendere quel discorso interrotto, perché è molto importante per
per tutto il territorio e per tutti gli sportivi della Sardegna e italiani anche. Per la realizzazione del libro La Iglesia Sant'Angelo 1965-2013, oltre all'archivio storico dell'autore Nello Alfano, è stato fondamentale il supporto dei protagonisti della storica gara di velocità in salita, nonché dell'archivio dell'Automobile Club Cagliari, di cui la gara, come sottolinea l'autore, è il fiore all'occhiello. Abbiamo intervistato Salvatore Lobina, presidente dell'Automobile Club Cagliari e delegato regionale Sardegna ACI Sport. Questa presentazione di Nello, del libro di Nello, è un qualcosa di fantastico, perché proprio comunque ripercorre tutta la storia dell'Iglesia. Come ho detto prima, il libro ha 52 anni, io ne ho 53, quindi avevo un anno quando è stata fatta la prima Iglesias. Quindi ripeto, mi ha intanto emozionato vedere tutta questa gente, questa platea piena di sportivi che hanno creato veramente questa manifestazione. E come stavo dicendo prima, ho veramente il piacere di riuscire a rifare un nuovo libro per Nello, magari partendo dal 2018, questa sarebbe la cosa bellissima insieme all'amministrazione di Iglesias. Comunque, un auspicio per rilanciare anche un po' questo mondo motoristico che forse ancora sente della crisi? Assolutamente, perché siamo in Sardegna, qui al sud, siamo diciamo la zona dove ci sono meno manifestazioni, quindi rilanciando la Iglesia stiamo rilanciando veramente il mondo dei motori al sud della Sardegna, giustamente, poi Cagliari e Iglesias, che questa manifestazione ci tiene in un modo veramente bellissimo.